sul giornale o sulla televisione e vi dicono le cose che loro vogliono. Invece, in effetti, non sono così. Questa è la prima cosa. Prima dovete cominciare a dire, io andrò a trovare popolazioni che vivono nonostante che hanno la povertà. Cioè, quella è la vera. C'è la differenza della visione del mondo occidentale e il mondo africano. La prima cosa è sapere che sono due visioni molto diverse anche sul rapporto con le persone, con la natura e anche con l'essere supremo. Da noi qui, da noi, perché sono da un po' di tempo qui, in Europa uno che è ricco deve avere una bella macchina, deve avere una bella casa, la televisione, nella casa c'è la luce, c'è il bagno, tutto il comune, le comunità possibili che si può trovare sul mercato. Uno dice, va bene, io ce l'ho. Tu arrivi in Africa, vedi una persona molto sorridente, ricco. Dico, non ho visto niente di quello che io ho lasciato. Ma che ricchezza, di che cosa si parla? Hanno un'altra visione della ricchezza. Cioè, la ricchezza della persona è avere tanti amici. Chi ha tanti amici è molto ricco, perché non mancherà mai di niente. Una volta che ha bisogno, tende la mano verso l'amico. E questo rapporto di amicizia è molto, molto denso. E sicuramente qualche d'uno che voi incontrerete, anche dopo 2 settimane, comincia già a chiamarvi mio amico. Ti dice, io l'ho visto 2 volte, non conosciamo il suo nome, non conosce il suo genitore. Come mai mi può chiamare amico? Perché avere un amico è accrescere la potenzialità di fronte agli altri, soprattutto quando non sa. Ma questo non vuol dire che lui ha a prima vista interesse. L'interesse era una dopo. Ma a prima vista vuole aumentare il numero delle persone che fanno parte della sua famiglia. Per quello la famiglia è la cosa molto molto importante che esiste in Africa. E questa famiglia non è papà, mamma e figli, ma è la grande famiglia che voi non riuscirete mai a trovare fisicamente, perché sono tutti dispersi nell'area dove loro abitano. E questo è frutto prima delle loro religioni, che sono tradizionali. Non andrete a trovare una chiesa di queste religioni, è il loro modo di vivere quotidianamente che trasmettono dei valori religiosi. Sono molto religiosi, anche se non vanno in chiesa, perché loro credono che la loro vera religione è quella lasciata da loro antenati. Come questa religione è strutturata? Perché in base a questa religione capirete anche lo stato sociale e le relazioni interpersonali. Loro hanno questa visione del mondo. Il mondo è fatto in due mondi. C'è un mondo invisibile, di cui hanno molto paura e vi lo faranno sentire anche, e hanno il mondo visibile. Il mondo invisibile è composto di 5 esseri, e il mondo visibile anche di 5 esseri. Questi 2 primi sono separati. Questo qui è Dio, che è Padre e Creatore, è datore di vita. Per loro la vita viene solo da Dio, nessun altro mi può darla. Poi, dopo Dio, vengono gli antenati, che sono chiamati intermediari, e vedrete sul loro corpo o nelle loro case alcuni segni che richiamano l'attenzione della presenza di questi antenati. Poi, dopo gli antenati, ci sono gli spiriti, che sono buoni o che sono cattivi. Poi ci sono le anime disincarnate. Secondo loro ci sono anime, spiriti che girano il mondo. Vedrete qualcuno che va anche a fare, che va a fare i sacrifici non umani, ma qualche galline
che fanno il sacrificio, la dice, ma che cosa stanno facendo? E poi, in fondo, ci sono le forze naturali. Dentro forze naturali chiamiamo, per esempio, il fulmine, il serpente, il gatto. Questi sono tutti animali che per certe popolazioni hanno delle forze naturali che vanno o per il bene dell'uomo o per il male dell'uomo. Queste sono le persone, gli esseri che non si vedono, ma hanno un rapporto con il mondo visibile. Nel mondo invisibile arriverete e vedete, c'è il re con la regina, il re è patriarcale e la regina è matriarcale. E questa è anche la struttura sociale della convivenza. Poi, dopo il re, c'è il capo tribù, siamo ancora divisi in queste tribù, c'è il capo clan, c'è il capo famiglia, che può essere o il padre o la madre. Per quello, voi capirete perché vi chiedono chi è il tuo padre, chi è la tua madre. Perché devono identificarli secondo la gerarchia patriarcale o matriarcale. E coloro dove il padre è capo, lui dà il nome. Dove la madre è responsabile, dà anche il nome. E questo è molto importante anche per il rapporto tra le persone. Dove è matriarcale, quando tu arrivi, il primo rispetto tu devi darlo alla signora che è di casa, perché lei è il capo, il marito no. E quando voi andate nella zona dove sono i patriarcali, la responsabilità è del papà, chi accoglie gli ospiti. E come lo capisci? Bisogna vivere sul posto. Ah. Bisogna vivere sul posto. Primi errori lo farete, non sentite le mani, cioè arriva, tu cominci a dare la mano e lui dice no, dai la mano all'altro. E non spero di prenderti la mano, okay. Perché lui ti dice non posso salutarti per primo perché la responsabilità è di quell'altro. E poi in fondo, che non ho messo dividendo, è la terra. La terra abbiamo le acque, abbiamo le foreste e abbiamo gli animali. Se voi avete capito bene, questo è chiamato padre, questo è qui è chiamato la madre. E in mezzo tra il padre e la madre ci sono i figli. Allora, l'identificazione dell'africano dipende di queste due. Ha un rapporto con Dio e ha un rapporto con la sua terra. E questo è fondamentale. No? Villaggi che vedrete sulla strada sono villaggi che sono sulla loro terra. E molte volte quando due popolazioni combattono, non combattono per questo, combattono per la terra, perché la terra ti identifica dentro questo rapporto religioso e anche tra questo rapporto sociale. Allora, come loro hanno questo concetto della vita? La vita viene data da Dio. Loro credono che Dio dà la vita non a ognuno, dà la vita gerarchicamente. Dà la vita agli antenati, gli antenati lo danno agli spiriti, gli spiriti alle anime alle forze, al re, al capo tribù, al capo clan, al capo famiglia e alla terra. Vuol dire che la terra quando produce, vuol dire non è la terra che produce, è la benedizione che viene da lì. E quando c'è anche la pioggia, noi qui andiamo subito alla televisione, apriamo la televisione, domani pioverà perché ci sono le aree fredde, calde che vengono dal Baltico, tutto quello. Loro, quelli non li pensano, dicono, sì c'è l'acqua, vuol dire che Dio che benedice. Quando c'è, non ce l'ha più, c'è il secco, vuol dire che Dio ci ha maledetto. Dovono trovare la causa. Perché nella nostra regione non c'è la pioggia? Che cosa abbiamo fatto a questi esseri? Perché sono loro che, vivendo con noi, vedono le cose che noi con i nostri occhi non vediamo. Allora, per questo, se la terra produce, la terra deve nutrire la famiglia. La famiglia deve pensare al capo clan, deve pensare al capo tribù, deve pensare al re,
Il re deve offrire i sacrifici alle forze, alle anime disincarnate, agli spiriti e agli antenati. Gli antenati, loro a loro turno, devono anche dare a Dio. Vuol dire che in Africa Dio è dipendente anche dalla vita familiare. Senza gli uomini, questo Dio non avrebbe nessun rapporto con questo. Avendo questa circolarità, lo metto qui, la circolarità, automaticamente influisce sul tempo e sullo spazio. Questo arriverà a spiegarvi dopo, ma questo è importante. Visto che c'è un rapporto molto legato tra questi esseri del mondo visibile e del mondo invisibile, devono nascere certi valori. Lo metto qui. I valori che nascono, che sono ancora fondamentali, soprattutto la solidarietà, la condivisione, l'accoglienza, l'ospitalità, la fraternità e anche la vendetta. Cioè, se tu ammassi mio fratello, non aspettare che vada al tribunale. In 4-4 ti fanno fuori. Perché la vita è sacra. Se tu distruggi la mia vita, automaticamente distruggo anche la tua vita. Questi sono i valori. E questi valori creano quello che noi chiamiamo le relazioni. Fratello. La domanda è, chi è mio fratello? Un cristiano direbbe qualunque, ma loro sono molto chiari. Il fratello, per essere fratello, bisogna essere di questa categoria. Il fratello di sangue, vuol dire padre, madre. Questo è molto importante. Questa fratellanza del sangue, con tutte le conseguenze, perché quando tu parli del padre, tu parli della madre, dietro il padre c'è la sua famiglia. Dietro la madre c'è anche la sua famiglia. E queste famiglie hanno figli. E in rapporto con me non sono cugini, in rapporto con me sono i miei fratelli. Per esempio, dove andiamo noi nella lingua locale, la parola cugino non esiste. In parola cugino non esiste. La parola zio non esiste. Allora, quando un bambino ti dice questa è la mia madre, tu l'ha visto in quella casa, vede correre in un'altra casa, cosa fa qui? Sono venuto a vedere la mia madre. Non ti ricordo la madre, ma quella madre, chi è, è quella madre che è diversa da questa madre? Può capitare che è madre perché è la sua madre che è il genitore, ma può anche essere la sua madre che è la sorella della mamma che ha trovato a casa. Non lo chiamano mai zia, è sempre la stessa. Poi, secondo, può essere anche fratello per alleanze matrimoniali. Cioè, il fratello della moglie del mio fratello è il mio fratello. Vuol dire, più tu vai avanti, più la famiglia si allarga. Ogni volta che c'è un matrimonio, aumentano i numeri dei membri di quella famiglia. Terzo, chi è fratello è anche un amico. E dico, fuori di questo, sono tutti nemici.